never die. When love has gone, I know you think you'd like to run away. Never die. Caffè con finalmente inizia con un personaggio che vediamo tutti i giorni al TG5, veramente con una rubrica che ne parleremo dopo. Ma prima, domanda d'obbligo che faccio a tutti ai miei ospiti, e in questo caso anche a te Paolo. Chi è Paolo Lauciani? È un appassionato di tutto ciò che stuzzica la sua curiosità. Quindi per me l'aspetto gastronomico è parte fondamentale della nostra cultura, della nostra storia, della nostra tradizione. Fin da piccolo così amavo leggere magari quello che c'era scritto sulle etichette, oppure ricettare di cucina, la parte storica. Poi sono di formazione storico-filologica e quindi questa passione è stata poi suffragata da una preparazione Paolo, una passione che nasce da ragazzo, da giovane, quindi lo sei tuttora, però chiaramente quando poi hai detto voglio farle proprio una grande passione, è un lavoro, giusto? Sì, diciamo, preferisco considerarlo ancora una passione. Una passione, sì. Perché certamente è diventata anche un aspetto importante dal punto di vista professionale, ma è la passione che mi muove in tutte le mie scelte. Paolo Lauciani chiaramente è un personaggio che vediamo quasi tutti i giorni all'interno. No, diciamo insomma abbastanza spesso. Abbastanza spesso all'interno del TG5 con una rubrica gusto. Entriamo nel vivo, sì. Insomma. Perché gusto? Perché questo, ecco, descrivere... Che è una rubrica effettivamente all'insegna del gusto e dei gusti degli italiani. E del buon gusto, speriamo, sì. È una bella idea avuta all'epoca dal duo Mentana-Sposini, che hanno chiesto la collaborazione dell'Associazione Italiana Sommelier per quanto concerne l'aspetto vino, e io con alcuni miei colleghi siamo entrati nelle case degli italiani provando a raccontare, ciascuno con il proprio stile, il vino di tutta Italia. Vi alternate comunque? Sì, ci alterniamo. C'è chi diciamo è fedele dalla prima ora, come il sottoscritto, poi con qualche new entry. Un'attività comunque, ecco, gusto, un appuntamento quotidiano dedicato quindi al vino, alle bollicine. Chiaramente un appuntamento questo che noi facciamo in questo momento pomeridiano, ma volendo togliere per un attimo il caffè. Alle 5 del pomeriggio, escludendo anche il tè, cosa consiglierebbe come vino, come spumantino al limite, Paolo Lauciani? Ecco, eviterei lo spumantino perché in questo diminutivo c'è sempre un aspetto riduttivo. Quando si parla di spumantino, di prosecchino, noi in Italia abbiamo una grandissima panoramica che spazia dalle bollicine ai vini tranquilli ed effettivamente è tutta ormai di un livello qualitativo molto molto alto. Quindi certamente 5 del pomeriggio, forse è un po' presto per l'aperitivo, io direi che questo momento della giornata potrebbe essere adatto a un bellissimo vino bianco tranquillo, quindi non spumantizzato, ma dai grandi profumi, come un Gewürztraminer dell'Alto Adige. Proprio sento adesso anche la sigla di gusto, perché come lo descrivi tu, ma guarda, alle 13.30 sei straordinario, abbinandoci chiaramente anche qualcosina da stuzzicare. Certamente, se lo scegliamo nella versione assolutamente secca, potremmo abbinarci qualche salatino, qualche pizzetta. Mi viene spontanea l'idea, Paolo Lauciani incontra un appuntamento galante, una serata galante, una donna. La sua donna, che cosa offre, che vino offre alla sua donna? Beh, un aspetto interessante è cercare di capire qual è il vino che può piacere alla persona che ospitiamo. Certo, se sono in compagnia della persona che conosco, conosco ovviamente anche i gusti, quindi è più facile scegliere. Però è molto piacevole indovinare quale vino potrebbe essere adatto alla persona e al momento che viviamo con quella persona. Non può essere, sarà banale quello che dico, abbinato anche al colore degli occhi, al colore della pelle, il gusto di un vino. Oddio, non ci ho mai pensato, ecco, però potrebbe essere un campo di indagine interessante. Infatti, alle bionde, alle brune o alle rosse, insomma, potrebbe essere qualche abbinamento.
Ultimo appuntamento comunque, oltre che quotidiano, fisso, l'abbiamo visto il 23 dicembre, sì. Giusto? Sì, è stato un intervento, diciamo, occasionale, sì. In occasione appunto delle feste di Natale, in particolare si parlava della cena della vigilia, del pranzo di Natale, e quindi TG5 insieme era quella la rubrica. Sì. Alle 8.30 di mattina. Esatto. Ha voluto così le proposte di un famoso chef, Alfonso Iaccarino, certo. E del sottoscritto. I tuoi libri scritti? Ecco, no, io collaboro sì. Ormai da molti anni nell'ambito dell'Associazione Italiana Sommelier con le pubblicazioni dell'AIS di Roma Bibenda, quindi dalla fondazione scrivo su 2000 vini, sulla rivista che appunto si chiama Bibenda, sono anche un collaboratore della Guida dell'Olio, ho collaborato alla recensione dei testi editi da Bibenda. Non poniamo limiti alla provvidenza. Diciamo che ho in cantiere qualche progetto anche individuale. Che bottiglia di vino regaleresti o mangeresti il Presidente della Repubblica? Provocatoriamente potrei omaggiarlo di un vino straniero, no, scherzi a parte. Direi che abbiamo parlato di bollicine, con quelle raramente si sbaglia, però abbiamo un patrimonio straordinario che forse rappresenta l'Italia in maniera inimitabile nel mondo nei vini passiti, nei grandi vini mediterranei. Quindi sceglierei un bel vino passito del sud, magari, visto che il nostro presidente certo, è meridionale. È il Presidente del Consiglio? Il Presidente del Consiglio invece è al di là della linea gotica. Magari lo vedo più un tipo da rosso, insomma un tipo più sanguigno, da grandi rossi da abbinare magari alla gastronomia eccezionale della sua terra. Della sua terra, la Romagna, Emilia Romagna, quindi sì. Bolognese insomma. Beh, lì c'è da spaziare. E poi invece che vino bevi di solito? Lo bevi tutti i giorni? Diciamo cerco di limitarmi, beh, ho occasioni sia professionali ma... Continuo per certo. Fortuna a bere il vino e a scegliere il vino il per vino, piacere. Il vino. Diciamo che cerco di evitarlo a pranzo per ragioni di lavoro, la sera un buon bicchiere di vino, e anche lì è difficile dire il vino preferito in assoluto, dipende dal momento, dipende dall'abbinamento. Però ovviamente ho le mie preferenze. Il vino Veritas. Sì, spesso. Beh, assolutamente sì, questo lo dicevano gli antichi e lo confermano anche i moderni. Senti Paolo, continueremo comunque a vederti sempre in televisione con questa rubrica Gusto. Per il momento penso di sì. Sempre oltre a Gusto, sempre televisivamente. Beh, no, ho fatto in passato qualche cosa sia con la Rai da Uno Mattina, soprattutto una bella trasmissione che è sfuggita a molti perché è andata alle 8 di mattina per Rai Education, però dal punto di vista storico-culturale è una trasmissione di Sandro Vannucci alla quale ho collaborato, sono molto legato perché era veramente una carrellata sulla storia del vino italiano degli ultimi 30 anni. E senti, speriamo che nel futuro ci sia altro. Assolutamente, perché no? Mai mettere limiti alla provvidenza, Paolo. Quindi prossimi appuntamenti, oltre alla televisione, il buon gusto, sempre così, con molto charme, con molta delicatezza, ci descrivi questi vini quotidiani, e poi siamo tutti a tavola quando ti vediamo, quindi sì. Chiaramente... E poi naturalmente ci sono, almeno per chi è di Roma, ci sono tante occasioni, i corsi, sì. Ma anche dei singoli seminari. Vogliamo ricordare qualche seminario? Beh, diciamo, qualche corso? Facendo riferimento al sito, se posso, di Bibenda, www.bibenda.it, c'è sì. Tutta una serie di attività che copre l'arco dell'anno sociale da settembre a giugno, in cui sì. Veramente c'è da spaziare per fantasia, gusto e interessi dei più svariati. Paolo, siamo quasi alla fine, fingiamo che non abbiamo due tazzine di caffè, ma ecco, brindiamo con il pubblico di un caffè con. Che cos'altro aggiungere brindando appunto con un ottimo vino, con un ottimo spumante? Beh, un augurio a tutti quando possono concentrarsi o spendere qualche minuto nel degustare ciò che hanno di fronte, pensare che il cibo e il vino in Italia sono una grande risorsa culturale, sono un nostro patrimonio e vanno osservati con tanto amore e tanto rispetto. E dopo un buon bicchiere di vino, comunque ritornando sempre così, tu durante l'arco della giornata, anche appunto dopo un buon bicchiere di vino, ti senti più sole o più luna? Mi sento più sole. Perché? Perché il vino è sole, il vino è figlio del sole, è solare e rende solare chi lo ama. È come sei solare tu, la produzione di un caffè con ti omaggia di un piccolo pensiero. Grazie. Se vogliamo farlo vedere anche al senz'altro, pubblico, grazie mille. Sei stato simpatico, spumeggiante, se possiamo grazie, rimanere in tema.
solare, come lo sei tu. Grazie davvero. Come sei stato veramente solare, simpatico, un abbraccio caloroso comunque con i nostri a te telespettatori. E a tutti i telespettatori. Ringraziamo la regia Gianni Petrizzo, operatore Gerry Giacci. Ancora in bocca al lupo. A grazie presto. A Paolo Rossani, grazie.